Quinta giornata di A2 Gold, al Palabama arriva Ferentino, squadra decisamente in salute che nell'ultimo turno ha asfaltato Barcellona 85-69. In settimana c'è stato qualche problema muscolare per Jefferson e Rullo, ma entrambi sono della partita, così come Gade forse Amoroso. Gara pressoché divisa in due spezzoni, uno dominato dai biancorossi e l'altro che vede la rimonta di Ferentino. Dinamica che parte subito a 1000, dopo neanche 30 secondi è Jefferson a realizzare i primi due punti di giornata con uno stupendo alley-oop su suggerimento di Gadefors, che sarà assist man della partita con 8 passaggi decisivi verso i compagni. Biancorossi che iniziano così a dominare sul campo, con Amoroso e Jefferson che si alternano al referto e che fanno quel che vogliono con la difesa di Ferentino, che appare piuttosto confusa e impreparata e dopo 3 minuti è già sotto 10-2. Ferentino che sul finale di quarto prende le misure e riesce finalmente a mettere a referto qualche punto con Billig e Thomas, ma Jefferson ancora uno spettacolare canestro di Moraschini da terra fissa il risultato del primo quarto sul 28-16. Dinamica che nel secondo quarto prende il volo con Ferentino che fatica a contenere l'esuberanza di Jefferson, le bombe di Mazic e Rullo. Thomas e Billig provano a metterci una pezza come possono, ma dopo 5 minuti il risultato è piuttosto eloquente, 44-27 per i biancorossi. Improvvisamente Ferentino rientra in partita con un back di 11-0 cortesia di Bucci e Thomas, che parte in contropiede a seguito di una palla persa da Gadefors, squadre che vanno a riposo lungo sul 54-42. Alla ripresa la FMC scende definitivamente in campo con un altro break di 6-0 di Bucci e Omar Thomas. Jefferson e 5 punti di Amoroso tengono a distanza gli uomini di Gramenzi. La FMC non demorde però e si rifà sotto con Bucci e Gersetti. Dinamica che appare un po' appannata in difesa e poco lucida in fase realizzativa e l'1-3 dai tiri liberi di Gadde forse lo dimostra. Ferentino che porta a -9 lo svantaggio nei confronti di Biancorossi alla fine del terzo quarto con risultato di 72-61. Dinamica che sembra contenere la carica dei laziali, almeno all'inizio dell'ultimo quarto, portando a più 13 il gap, complice un ottimo Rullo e un buon Moraschini. FMC che si riavvicina in seguito al break di 6-0 firmato Thomas e Billig, grandissima la loro gara. Murray che chiama due timeout sull'81-74 e sull'83-77, vedendo i suoi soffrire particolarmente la rimonta dei ragazzi di Gramenzi. Le troppe palle perse nel finale, il vantaggio che si assottiglia a +3 mandano su tutte le furie Patron Negri, che cerca in tutti i modi di spronare la squadra a resistere ancora qualche minuto. Miglior gara di Jefferson da quando la dinamica con 32 punti realizzati e 41 di valutazione e gara che si conclude 90-87 per la dinamica. Mantova che nel prossimo turno cercherà la terza vittoria di fila, il 2 novembre a Verona, in casa della capolista che viene da 5 vittorie in altrettante partite di campionato.